la giornata internazionale della donna l'8 marzo è dedicato al riconoscimento delle lotte che sono state portate avanti dalle donne e dalle loro conquiste sul piano dei diritti, dell'economia e della politica contro le discriminazioni e le violenze di cui ancora oggi sono vittime in molte parti del mondo. La storia di questa festa affonda le sue radici nella manifestazione che il Partito Socialista Americano organizzò il 28 febbraio del 1909 a sostegno del diritto delle donne al voto, e proprio in quegli anni le donne si attivarono sul tema delle rivendicazioni sociali e molte decisero di scioperare e scendere in piazza per molti giorni per chiedere un aumento di salario, il miglioramento delle loro condizioni di lavoro. Nel 1910 l'ottavo congresso dell'Internazionale Socialista propose di istituire una giornata dedicata alle donne. L'anno dopo, nel 1911, a New York la fabbrica Triangle andò a fuoco e quasi 150 donne persero la vita. Da allora le sollevazioni femministe si moltiplicarono in tutta Europa. Fu solo nel 1917, quando le donne di San Pietroburgo scesero in piazza per chiedere la fine della guerra, che si fissò l'8 marzo la festa della donna. 5 anni dopo la festa cominciò a essere celebrata anche in Italia e nel 1945 l'iniziativa si consolidò. Nel 1946 tutta l'Italia partecipò alla festa della donna e si scelse la mimosa, pianta che fiorisce proprio nei primi giorni di marzo come simbolo della ricorrenza. E allora questo è il buongiorno da parte di Mattino 6 per questo martedì 8 marzo. Iniziamo a leggere i titoli d'apertura dei quotidiani, iniziamo dalle pagine del Centro. Vola giù dal viadotto, lascia 3 figli, tragedia nella notte a Città Sant'Angelo. La mamma di 38 anni salta giù dal cavalcavia della 14, cade nel vuoto e il corpo travolto e straziato da un'auto, il dolore dei familiari. A centropagina c'è la visita del sottosegretario Pescarese ai carceri di Chieti, la presentosa ad ogni detenuta, il dono dell'8 marzo della Chiavaroli. Nelle cronache su Pescara un'altra auto va contromano, cresce la paura sulla circonvallazione. E poi il maxi sequestro, merce rubata, si cercano i proprietari. Inchiesta, lavori mai fatti per favorire l'affare Siti, sempre sulle cronache di Pescara. E di spalla il caso a Roma, Luca ucciso per vedere l'effetto che fa. Di taglio alto il rientro dei tecnici venduti ai rapitori in Libia, così ci siamo liberati. E poi c'è l'emergenza migranti, la Turchia alza la posta, servono altri 3 miliardi. Vediamo anche i titoli di apertura del quotidiano Il Messaggero nelle pagine dedicate all'Abruzzo. In apertura la regione, allarme legionella, tracce del batterio killer trovate nelle tubature dell'acqua, paura tra i dipendenti, bonifica avviata nel weekend, ma le analisi dell'ARTA risalgono a oltre un mese fa. L'Aquila Calcio si riprende 7 punti, la condanna dimezzata, la società è in festa e poi vola sulla 14 donna travolta da un'auto. A Pescara mazzette aca nei cesti di Natale, la confessione shock. E a Teramo studente pestato, in 8 alla sbarra, tribunale blindato. Di spalla Abruzzo, boom dei consumi nell'ultimo trimestre del 2015. E poi dopo le primarie Vasto e Lanciano, il PD brinda e riflette. Di taglio alto a Pescara, caserma di Cocco, triangolazione comune esercito per il campus. Ad Avezzano un nuovo municipio sotto processo, la giunta annulla tutti gli atti. L'Aquila esplode una macchina, fuoco e paura al distributore. Vediamo anche i titoli di apertura del quotidiano La Città. Consob multa gli ex della Tercas, comminate sanzioni totali da 960.000 euro per le irregolarità della precedente governance. E poi la panchina d'oro, la Lega Pro, Vivarini premiato per il Teramo della promozione. Teatro Romano, Brucchi bussa a Roma, Teramo il sindaco chiede i fondi per la sistemazione. Teramo e Ascoli vogliono ancora la Pedemontana e poi a Giulianova, centro storico, la politica la butta in cacciara. Bloccati 3,5 milioni, l'ANC boccia i fondi per Crognaleto. Di taglio alto la ricostruzione, 350 milioni bloccati dalla firma di Renzi, e questo è l'allarme per gli uffici del terremoto. Alba Adriatica, nel PD scoppia il caso tessera per Colonnelli. Martin Sicuro, la minoranza, un'idea sul Cinemambra. Questi dunque i titoli di apertura dei quotidiani. Prima di sfogliare le pagine, come sempre, il consiglio delle nostre stelle. Vediamo. Ariete, non cercate problemi dove non ci sono, ciò che la realtà non è disposta a concedervi potrete procurarvelo con la fantasia.
Approfittate dei momenti liberi per prendervi cura del vostro corpo e del vostro aspetto. Toro, grazie al vostro buon senso, in famiglia saprete trovare punti di intesa per risolvere questioni pratiche e realizzare obiettivi comuni. Giorno magnifico per l'amore e la vita di coppia. Nuove sorprese. Gemelli, qualche incomprensione in casa potrebbe causare un'atmosfera familiare un po' tesa, la tolleranza e l'elasticità vi aiuteranno a venirne fuori. Ritagliatevi un po' di spazio per i vostri hobby, avete bisogno di distrarvi e rilassarvi. Cancro, giornata ideale per scambi, contatti e tutto ciò che concerne i rapporti sociali. Nel lavoro battete il ferro finché è caldo, o almeno fino a quando la luna è dalla vostra parte. In campo affettivo ci sono situazioni in sospeso, parole non dette. Leone, oggi vi dedicate alla cura dell'aspetto, lasciando trasparire il vostro buon gusto. C'è però chi riesce a leggere oltre le apparenze, quel bel sorriso nasconde un velo di malinconia. Non dovete impuntarvi quando le cose non vanno come desiderate. Vergine, sensibilità e intuito saranno particolarmente allerta. Fidatevi delle vostre sensazioni, probabilmente vi guideranno verso le decisioni migliori. Clima tenero e rilassato in famiglia, bene in amore. Bilancia, tante le cose da fare in questo giorno, sia a casa che nel lavoro, non avrete un attimo di pausa. Nel lavoro non lasciate nulla al caso, fate in modo che tutto sia sempre previsto, senza possibilità di errore. La vita amorosa segna il passo, non soddisfa. Scorpione, la luna dà il via ad una giornata molto movimentata e piena di gente, proprio come piace a voi. Se avete a che fare con un affare goloso, cercate di concluderlo a tempo di record, prima che qualcun altro lo faccia al vostro posto. Sagittario, oggi non sarà facile trovare la frequenza giusta che vi metta in sintonia col mondo esterno. Procedete con calma oppure defilatevi senza interferire sul naturale andamento degli eventi. Capricorno, dimostrando competenza e allo stesso tempo simpatia, potrete spuntarla in una situazione difficile. Evitate però di imporre a tutti i costi le vostre scelte. Non mancheranno buoni risultati nella vita di coppia. Acquario, giornata ideale per fare le cose che vi piacciono, con un pizzico di fantasia in più. Momento interessante sotto il profilo professionale. Se il partner appare ombroso, fate di tutto per metterlo di buon umore. Pesci, anche se non tutto andrà come vorreste, non perdete la calma e piuttosto che incaponirvi sulle vostre posizioni, cercate un salutare compromesso. Non programmate attività faticose e dedicatevi un po' a voi stessi. Iniziamo a leggere i titoli di apertura, iniziamo dalle pagine del Centro dove si parla del rientro degli ostaggi dalla Libia, gli italiani venduti ai rapitori, liberi grazie a un chiodo, il racconto degli ex ostaggi, niente feste, Salvatore e Fausto non sono con noi. Secondo la Farnesina le salme dei due tecnici uccisi potrebbero rientrare oggi. E poi ancora una strage, Tunisia, il blitz dell'ISA al confine libico. Di spalla gli USA frenano sulla missione e deciderà l'Italia. I migranti, l'emergenza, la Turchia alza la posta, altri 3 miliardi. Ankara vuole ancora fondi dall'Unione Europea dopo quelli già ottenuti per collaborare ad arginare la massiccia ondata migratoria. E poi smantellati 2 ettari le ruspe al lavoro per sgomberare la tendopoli di Calais. La politica, lo scontro, primarie, veleni nel Partito Democratico dopo il voto, le ombre su Napoli, Speranza attacca Renzi, basta con il doppio incarico, un video sul web, nei seggi 1 euro per far votare Valente. Maddaloni, sindaco, finisce in arresto per le tangenti sui rifiuti, 5 Stelle, Grillo dice fango dem per le comunali. Di taglio basso, Bertolaso, il centrodestra è diviso, il referendum sull'ex capo della protezione civile che non piace alla Lega.
Il delitto di Roma, seviziato e massacrato in un folle gioco, la confessione del killer del 23enne ucciso a coltellate e martellate. Volevamo provare l'emozione di un omicidio per vedere l'effetto che fa di spalla e anche l'occhiello. E poi ammazzato mentre dormiva, camorra Giovanni Sarno, fratello di 5 pentiti, giustiziato a colpi di pistola. Strage sulla A21, tir, salta la corsia e fa una strage. A Brescia il camion travolge il furgone di una band musicale, 4 morti. Il giallo dei fidanzati, la svolta a Pordenone, Ruotolo arrestato, il caporal maggiore, ex coinquilino di Ragone, in carcere. Ai domiciliari la fidanzata accusata di favoreggiamento. Un dossier dell'Eurispes, 8 marzo, ecco le donne italiane. Le identikit sono più aperte sui temi etici e tagliano su estetiste e golf. New York, addio al papà della chiocciolina, Tomlinson è una leggenda dell'informatica, inventò la email. Apriamo la pagina dedicata all'Abruzzo, il caso limite. Neanche stavolta i detenuti avranno il loro garante. L'elezione è prevista nel Consiglio regionale di domani, ma è difficile che si faccia in tempo per un'intesa attorno alla Bernardini, eppure mancano solo 3 voti. La Chiavaroli parla del progetto A25, se è solo per 10 minuti. E poi di taglio basso, sanità, lo stop di Confindustria, così penalizzate le cliniche. Di spalla l'iniziativa di Sel Trasporti, via la campagna per nuovi treni e più risorse. E in riferimento ai dati di Trenitalia, Federconsumatori chiede se è vero che la migliore puntualità dei treni dipenda o meno anche dalla lentezza degli stessi convogli. Maggiore risorse per il trasporto pubblico locale, in particolare il servizio ferroviario, investimenti per acquisire nuovi treni e aumento della loro offerta. E proprio ieri a parlare è stata Sinistra Ecologia e Libertà, che ha parlato della necessità di rinnovare proprio il parco mezzi. Vediamo. Cambiamo aria, questa è la campagna lanciata da Sinistra Ecologia e Libertà per l'utilizzo ed il miglioramento del trasporto locale su rotaia e su gomma nella nostra regione. Volantinaggio questa mattina davanti alla stazione centrale di Pescara dell'onorevole Gianni Melilla. È essenziale che noi rilanciamo in tutta Italia, quindi anche qui in Abruzzo, a Pescara, il trasporto pubblico. Innanzitutto per motivi ambientali e poi perché il trasporto pubblico serve una fascia sociale che non può permettersi la modalità privata, la macchina privata, e quindi ricorre al mezzo pubblico. Purtroppo in questi ultimi anni le ferrovie dello Stato si sono caratterizzate per un taglio impressionante dei treni e anche per il fatto che i treni utilizzati hanno un indice di vecchiaia spaventoso. In Italia l'indice di vecchiaia dei treni è di 18 anni e qui stiamo al doppio. Poi soprattutto nelle città noi dobbiamo utilizzare al meglio i bus pubblici, quindi aumentare le corsie preferenziali, aumentare le zone pedonali, cercare di affrontare questo grande tema dello smog, dell'inquinamento che provoca migliaia e migliaia di morti. Quindi cambiare aria, rilanciare il trasporto pubblico locale, in particolare quello su rotaie e le ferrovie, che è la modalità di trasporto più ecologica, più utile e più sicura. L'Italia ha i conti a rischio, la bacchettata dall'Europa. L'Eurogruppo richiama il nostro governo per il deficit. Serve una deviazione. Padoan, tranquillo, risponde, il debito è stabilizzato, niente avvertimenti ufficiali dall'Unione Europea. E poi sulla pagina di Pescara l'8 marzo facciamo il punto in città. Quanto contano le donne? Molto poco. Scarsa la presenza femminile ai vertici del potere locale, fa eccezione per obbligo solo il comune. La giunta è divisa a metà. E poi una carrellata di appuntamenti oggi dedicate alle donne. Un maxi sequestro di merce, si cercano i proprietari, fermato in via Trigno, camion con la rifurtiva dalle bici agli attrezzi di lavoro, appello dei carabinieri a chi ha denunciato un furto, venite in caserma. Queste alcune delle foto della merce sequestrata. Di spalla un altro furto, il furto subito da un concorrente, denunciato titolare di una palestra per gli attrezzi rubati. L'addio ad Antuccio, il vecchio lupo di mare, il pescatore di Borgo Marino Sud, avrebbe compiuto 90 anni a giugno, in tanti ai funerali.
La sporcizia e il degrado nella galleria Muzzi, la pavimentazione lurida, rifiuti di ogni tipo sulle panchine e a terra, a cominciare dalle cartacce per finire con le bottiglie rotte. Nessuno che si preoccupi di restituire un minimo di decoro a questo angolo di Pescara. Chi vive e lavora nella zona non ne può più del degrado quotidiano della galleria Muzzi e chiede a chi di dovere di intervenire. Questa la denuncia. Le tangenti? Anche nel cesto di Natale, il processo sugli appalti truccati all'ACA e l'imprenditore rivela: Di Cristoforo mi obbligava a pagare, così vincevo le gare. La testimonianza in aula: portavo i soldi nel suo ufficio o in un suo supermercato, una volta glieli ho dati anche nella clinica in cui era ricoverato. A centropagina si parla dei lavori mai fatti in Viale Bovio, così la regione favorì la City, l'atto della squadra mobile spunta un appalto fantasma. Il terremoto del 6 aprile 2009 provocò danni anche ai palazzi pescaresi della regione in via Raffaele e Viale Bovio. Il problema esiste a quei due palazzi e praticamente via Raffaele e Viale Bovio sono uscite altre crepe alla sala giunta. Questo lo rivela anche una dirigente della regione in un'intercettazione telefonica nell'inchiesta sulla City. Il complesso in costruzione lungo la via Tiburtina, che avrebbe dovuto ospitare la nuova sede della regione. Nel 2010 la regione stanziò 1,2 milioni di euro proveniente da fondi FAS per fare i lavori ai palazzi pericolanti, ma l'anno dopo quella somma sparì e l'amministrazione Chiodi puntò verso la City con un doppio bando che portò alla trattativa con le iniziative immobiliari abruzzesi SPA, società che raggruppa noti imprenditori pescaresi a partire dal socio di maggioranza Marco Sciarra. E poi Grillo rilancia l'intercettazione anti-Grillini. Lo sfogo contro i 5 Stelle della dirigente indagata diventa un caso nazionale. Pettinari ha dichiarato: non ci fermeranno. Questa è la dichiarazione dell'intercettazione pubblicata ieri, dove si parlava della dirigente intercettata che diceva: Rifondazione è finita, adesso comincia il movimento 5 Stelle. E poi il giovane di Popoli ucciso in Venezuela, Matteo, vittima di gang che dettano legge in città. Un giornalista abruzzese a Caracas racconta il clima in cui è maturato il delitto. Le autorità hanno interesse a parlare di omicidi passionali, pur di non indagare. La ricostruzione del delitto, 3 colpi di pistola e poi la rapida sepoltura. Ancora il CD di Razzi per aiutare Federico, altri 385 euro per il ragazzo in attesa di essere operato, ne mancano 8.000, si parla di Federico Cetrullo. Di taglio basso, prevenzione anticancro in piazze e mercati dal 13 al 20 marzo, la settimana di iniziative della LILT per diffondere le regole di uno stile di vita sano. Mancano i tecnici, 650 pratiche edilizie sono ferme al Genio Civile, gli uffici non riescono a esaminare le richieste di permessi e Forza Italia dichiara: la nuova legge sismica creerà ancora più caos. Il settore dell'edilizia a Pescara è praticamente paralizzato. Ci sono 650 richieste di permessi per piccole e grandi ristrutturazioni e nuove costruzioni bloccate da 7 mesi negli uffici del Genio Civile provinciale. Questa è stata la denuncia portata avanti proprio ieri da Forza Italia con una lettera proprio rivolta alle istituzioni. Vediamo. L'oggetto della conferenza stampa è un'iniziativa che abbiamo assunto il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Lorenzo Spiri ed io rispetto a un problema che in questi giorni sta emergendo in tutta la sua drammaticità e che nel giro di qualche settimana purtroppo porterà al blocco di ogni attività edilizia sulla città di Pescara e sulla provincia di Pescara. Tutto ciò in conseguenza dell'entrata in vigore prevista per il 16 marzo della legge sismica regionale, che però sconta purtroppo il fatto di non avere previsto in alcun modo le professionalità necessarie per smaltire le centinaia di pratiche che giacciono già presso il Genio Civile provinciale. E allora oggi abbiamo inoltrato una istanza al Presidente della Regione affinché differisca immediatamente l'entrata in vigore della legge sismica regionale almeno al 30 di settembre. Nel frattempo lo invitiamo a far predisporre una convenzione con l'Ordine Provinciale degli Ingegneri affinché, così come è accaduto in passato, vengono smaltite tutte le pratiche giacenti e attivi Abruzzo Engineering affinché metta a disposizione le professionalità necessarie affinché la legge regionale, quando entrerà in vigore, non rappresenterà più un problema per gli abruzzesi, in particolare per i pescaresi, ma insomma in qualche modo una tutela seria del territorio.
D'Avalos e Di Cocco caserme sopralluogo per trasferirle al comune. Ieri il sindaco Marco Alessandrini ha preso parte all'annunciato sopralluogo alle caserme D'Avalos e Di Cocco in occasione della visita a Pescara del direttore della Task Force per la valorizzazione e dismissione degli immobili militari, il generale Antonio Caporotondo. E poi di taglio basso verde al via degli interventi contro l'insetto processionaria. Questo sulla cronaca di Pescara, dove è stato diffuso un allarme proprio per la presenza di questi parassiti. Ora invece lasciamo le pagine dei giornali e delle cronache, ci occupiamo di meteo, di Abruzzo Meteo, e lo facciamo con l'esperto Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, per questo inizio settimana, quali sono le previsioni sulla nostra regione? Eh sì Francesca, avevamo parlato già nella giornata di ieri di questa situazione di instabilità favorita dall'arrivo di masse d'aria fredda dall'Europa centrale, che nelle prossime ore comunque continueranno a manifestarsi sulla nostra regione. Instabilità che, se al mattino tenderà temporaneamente ad attenuarsi sul versante orientale con possibili schiarite, in cielo più chiuso lo ritroveremo sul settore occidentale con delle possibili precipitazioni, in particolar modo a ridosso dei rilievi, dove assumeranno carattere nevoso intorno ai 1000-1100 metri. La tendenza però, Francesca, è verso un nuovo aumento della nuvolosità, soprattutto nel corso del pomeriggio, in particolar modo sulle zone montuose e sulla fascia orientale della nostra regione, dove potrebbero tornare a manifestarsi dei rovesci e dei temporali, un po' come è accaduto ieri sera, in particolar modo proprio sul settore orientale della nostra regione. Poi i fenomeni tenderanno temporaneamente ad attenuarsi in serata e in nottata, ma proprio in serata e in nottata assisteremo ad un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche a causa dell'arrivo di un nucleo di aria fredda proveniente dall'Europa centrale che scivolerà verso la Sardegna, verso il settore tirrenico centro-settentrionale, favorendo la formazione di una circolazione depressionaria alla quale sarà associata una fase di tempo instabile, in particolar modo sul settore occidentale della nostra regione. Quindi domattina, il tempo tra stanotte e domattina, il tempo tornerà a peggiorare sull'Abruzzo, ma in particolar modo stavolta sulla Marsica e nell'Aquilano, dove ci saranno dei rovesci diffusi nella mattinata di domani, localmente a carattere temporalesco, con delle nevicate che tenderanno a raggiungere quota 1000 metri, ma localmente attenzione perché la neve potrebbe scendere anche a quote più basse ed interessare localmente la città di L'Aquila e la città di Avezzano. Questa è una possibilità che non mi sento di escludere. Poi nel corso della giornata, nel corso della mattinata, Francesca, questa perturbazione si estenderà anche verso il settore orientale, dove favorirà delle precipitazioni, ma più frequenti sulle zone collinari e sulle zone pedemontane a ridosso proprio dei rilievi, quindi una situazione favorevole questa a dei rovesci localmente anche a carattere temporalesco. Poi la situazione non tenderà a migliorare sensibilmente perché sulla nostra penisola, in particolar modo sulle regioni meridionali, è prevista la formazione di una circolazione depressionaria che richiamerà masse d'aria fredda dai quadranti orientali. Di conseguenza anche nei prossimi giorni la nostra regione sarà interessata da nuvolosità piuttosto diffusa, più compatta, stavolta sul versante orientale, dove potrebbero manifestarsi delle precipitazioni. Questa è la tendenza, Francesca, per quel che riguarda anche nei prossimi giorni. Comunque si tratta di una situazione da analizzare ovviamente giorno dopo giorno. Giovanni, prima di salutarci, come sempre noi ricordiamo tutti gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo. Iniziamo dal sito www.abruzzometeo.org, eccolo qui, e ringraziamo Gianni Dario Regia. Questo è il sito ufficiale di Abruzzo Meteo. Come vedete troverete tutti i bollettini aggiornati nel corso delle ore e poi segnaliamo sempre le quattro telecamere sulle quattro province abruzzesi, eccole qua, per monitorare in tempo reale il territorio. Noi suggeriamo anche due profili Facebook, uno si chiama proprio Abruzzo Meteo, eccolo qui, e troverete tutto quello che è presente nel sito internet, i bollettini nel corso delle ore e continuamente aggiornati da Giovanni De Palma. Suggeriamo anche il suo profilo personale perché qui troverete qualche curiosità in più, come la foto scattata alle prime luci dell'alba dove Giovanni De Palma registra anche i gradi. Questa è la foto di questa mattina, ricordiamo, scattata da Monte Silvano. Su questa pagina troverete anche gli strumenti di rilevazione meteo che utilizza il nostro esperto e con la spiegazione per tutti gli appassionati meteo, ma anche le segnalazioni degli utenti che sul proprio territorio scattano foto o girano video
studio e poi li postano sulla pagina di Giovanni De Palma proprio per segnalare questa situazione e al contempo mettere anche al corrente tutti gli utenti connessi alla sua pagina di quelle che sono le situazioni e le difficoltà nella nostra regione, quindi noi la suggeriamo. Giovanni, come sempre io ti ringrazio per il tuo intervento che tornerà puntuale domani mattina alle 7:20 e ti auguro una buona giornata. Grazie Francesca, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Torniamo sulle pagine del centro, si parla del Partito Democratico, no alla proposta di alzare i palazzi, ma la legge va rivista. Il PD di Pescara boccia la proposta di delibera presentata da Forza Italia in comune, che prevede la possibilità di innalzare i palazzi del 50%. Su questa questione è intervenuto il segretario cittadino Moreno di Pietrantonio, che dice il PD di Pescara ha avviato una serie di incontri di approfondimenti volti a tracciare gli indirizzi sulle tematiche riguardanti la pianificazione urbanistica, l'edilizia e più compiutamente l'idea della città. E poi un altro allarme autocontromano sulla circonvallazione Paura a Santa Filomena tra Pescara e Montesilvano, un'Alfa 75 bloccata dai carabinieri dopo l'allarme degli automobilisti. E nella cronistoria, guardate, perché poi sono casi che si sono ripetuti proprio a brevissima distanza l'uno dall'altro, c'è stata l'anziana che venerdì sull'asse attrezzato l'ha imboccato contromano, queste le foto scattate dagli automobilisti, e poi domenica due anziani in piazza della Marina hanno proprio imboccato contromano là e si sono fermate immediatamente perché se ne sono accorti. E poi a Rosciano c'è il forum regionale dell'Accademia Italiana di Cucina. Di taglio basso, festa della donna, poste, locandina di auguri per dipendenti e clienti. Campagna delle due squadre pescaresi, pallanuoto dice no alla violenza. Ancora sulle pagine del centro, Montesilvano, la tragedia cade dal viadotto, muore una madre di tre figli, il donna di 38 anni, scavalca il cavalcavia dell'A14 a Città Sant'Angelo, vola nel vuoto e viene travolta da un'auto. E sei mesi fa Giulia morì allo stesso modo, resta il giallo sulla tragica fine della 19enne di Tortoreto, finita giù da un altro viadotto autostradale. Lavori a Villa Carmine, nuovo canale per evitare gli allagamenti, e poi la polemica su Via D'Annunzio, Musa dice tre paletti per compiacere il politico. C'è troppo cemento, lo stop ai lavori sul mare. Montesilvano, il comune ferma il cantiere di un nuovo stabilimento balneare. Scoperte irregolarità rispetto al progetto e così la struttura non si può rimuovere. Il cantiere a Spoltori, crescono gli alunni delle medie, la scuola Lighieri, i genitori si fidano dei lavori di ristrutturazione. L'incontro a Montesilvano Colle, le donne rivelano le loro imprese, raccontano successi e sfide nel lavoro, in politica e anche nello sport. Solidarietà, sempre a Montesilvano, Cuore Nazionale apre la sede e aiuta i volontari. Sel tra veleni, liti e accuse, adesso si va alle denunce. Francavilla, il coordinamento del partito contro Uniti a Sinistra, hanno usato la nostra bandiera senza permessi, li quereliamo, e la replica è tutto regolare. Francavilla, Mantini sfida Luciani, lui è il sindaco di mezza città. E ancora, sempre sulle pagine di Francavilla, torna la rassegna per gli appassionati di cinema di autore. Italia alla Brioni, crollerà l'economia di penne, i lavoratori dell'azienda di alta moda si radunano in comune e protestano, domani la grande manifestazione a Pescara per dire no ai 400 esuberi annunciati proprio dalla società. L'avvertenza di Tocco da Casaure, la ex CIR, dopo la prefettura si va al Ministero dell'Industria. E ancora la sorpresa a Popoli, i nomadi premiano gli alunni con le borse di studio. Zooparco rischia la chiusura, Civitella, tre ministeri dispongono lo stop, ma il sindaco si schiera con l'attività. Andiamo avanti a Chieti. Grandi operazioni immobiliari, riparte la città dei servizi e divertimenti. Toto torna in pista per trasformare il volto dello scalo, progetto da 300 milioni su 30.000 metri dell'ex zuccherificio. C'è il primo sì di Pupillo, la provincia sposa la proposta rilanciata dall'ARAP e questo è il progetto ovviamente della grande operazione immobiliare. Di taglio basso, palpeggia la dipendente rinviata a giudizio. Il datore di lavoro le avrebbe poggiato la mano sul seno, accusato di violenza sessuale. Questo sulle cronache di Lanciano. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa tra poco.
Seconda parte della nostra rassegna stampa, torniamo sulle pagine del centro. Parliamo della visita istituzionale effettuata dal sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli, l'incontro con le donne in carcere. Federica, aiutaci a rivedere i nostri figli. L'appello alla Chiavaroli di una mamma detenuta commuove i reclusi. Il sottosegretario dona le presentose dell'8 marzo. Queste le immagini della visita che si è compiuta ieri mattina proprio nella casa circondariale di Chieti. E allora vediamo quello che è stata la visita e anche le dichiarazioni. Alla vigilia della festa della donna, la senatrice Federica Chiavaroli ha deciso di visitare una delle due strutture carcerarie femminili in Abruzzo, il carcere di Madonna del Freddo a Chieti. Io sono qui perché ho pensato che la cosa più utile che potessi fare in questa giornata della donna era visitare uno dei due carceri femminili dell'Abruzzo. Io sono qui per guardare, per ascoltare, ma anche per dire che a nostro avviso la vita delle detenute in carcere e dei detenuti chiaramente deve migliorare, perché chi è stato privato della libertà è già stato privato del bene più prezioso che ha, e quindi noi crediamo che debba avere in carcere una vita ispirata il più possibile ad un principio di normalità, e per questo in questa direzione noi muoveremo le nostre azioni. Nel mese di marzo visiterò anche il carcere di Teramo. Mi sono ripromessa nel più breve tempo possibile di fare visita a tutti i palazzi di giustizia e le carceri abruzzesi, perché voglio vedere con i miei occhi qual è la realtà e che cosa si può fare. La senatrice ha poi accennato al simbolo della presentosa, essenza della tradizione orafa abruzzese, da lei indossato nell'occasione. È un'iniziativa che io ho sposato, promossa dalla Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo. La presentosa è un simbolo d'amore e oggi noi lo doniamo alle detenute, perché noi vogliamo con questo gesto far diventare la presentosa anche un simbolo che rappresenti la lotta contro la violenza e che rappresenti anche tutte le donne che non solo hanno subito violenza ma che sono private della libertà. La senatrice ha poi annunciato due giornate di presentazione circa l'esito dei lavori in commissione sull'esecuzione penale. Ci sono stati tavoli di lavoro che riguardano tutta la vita che si svolge in carcere, tutte le misure che ci sono anche alternative al carcere, e su questo lavoro noi poi organizzeremo le azioni future. Presenti stamane con il sottosegretario, oltre alla direttrice del carcere Giuseppina Ruggero, il sindaco di Chieti Umberto Di Primio, il prefetto Antonio Corona, il magistrato di sorveglianza Maria Rosaria Parruti e la presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, Gemma Andreini. Ora andiamo sulle pagine dedicate all'Aquila. Igiene in prevenzione, contaminata la sede della Giunta. Legionella al Palazzo della Regione, il batterio trovato negli impianti idrici. I rilievi dell'Arta sono risultati positivi e già è stata eseguita la bonifica. Assalto alla gioielleria con l'auto, i banditi tentano di sfondare la vetrina di gocce d'oro ma restano a mani vuote. E poi esplode un'auto, sfiorata la tragedia all'Aquila, la conducente della macchina alimentata GPL si era allontanata poco prima con la figlia, una tragedia sfiorata. A Teramo la bimba di 3 anni morta disidratata, c'è il processo, rischio prescrizione per Sara. Il padre dichiara: ma questa è giustizia, i giudici d'appello dispongono una nuova perizia dopo la condanna in primo grado di una pediatra. Il dolore del papà, mia figlia non torna, ma almeno vogliamo che tutto si faccia in tempi rapidi. Ricominciano da capo per capire quello che è successo, ma il nostro dolore chi ci pensa? E poi oggi avrebbe 10 anni, la cosa più difficile è pensare che per lei non c'è stato alcun futuro. Di spalla, affidata a Corsi, all'università, creata la delega per il welfare studentesco. Di taglio basso, 100 giorni controlli contro alcol e droga. Vertice in questura una settimana dalla tradizionale raduno dei giovani al santuario di San Gabriele. Andiamo ora sulle pagine del Messaggero e in apertura. Proviamo ad aspettare. In apertura si parla dell'allarme legionella al Palazzo Silone della sede della Regione. Risultati positivi su campionamenti effettuati sulle tubature dell'acqua calda, ma per l'ASL si tratta di un episodio circoscritto. Le RSU accusano: a novembre si scoprì che c'erano i topi nei controsoffitti e venne effettuata una bonifica anche in quel caso.
Giovani Democratici, pescarese 28enne eletto segretario regionale. E poi le primarie, il Partito Democratico si gode il successo e tenta di far riscoppiare la pace. Rapino dichiara: l'affluenza è stata straordinaria, uno spettacolo di democrazia. Fondi POR FESR Abruzzo 2014-2020, investimenti per 23 milioni. E poi nei quattro comuni capoluogo attraverso il programma Sviluppo Urbano Sostenibile. Non ascoltami, ecco i dati della campagna di prevenzione, si parla dello screening annuale. Oggi giorno in Abruzzo 30 persone scoprono di avere un disturbo uditivo. A Pescara vola dal ponte, muore travolta da un'auto vicino al casello di Pescara Nord, una tragedia simile a quella di settembre. La donna ha lasciato un biglietto di scuse. Il precedente, tutte le ombre sulla fine di Giulia, la ragazza di Tortoreto. Anche qui bici, auto e bici, abiti e scarpe nel furgone dei ladri romeni. Un altro carico di refurtiva intercettato domenica dai carabinieri. Le vittime dei colpi possono riavere i loro beni. Questa è una parte del bottino che è stato sequestrato e l'appello è quello di recarsi in caserma per riuscire a visionare se tra il materiale reperito ci sono anche oggetti che qualcuno riconosce. Di Spalla compra online attrezzatura per la palestra ma era rubata, questa è un'altra denuncia. E poi Comune Esercito, prove di campus, il generale Caporotundo ricevuto da Alessandrini in città per trattare la cessione delle caserme di Cocco e Davalos. La successiva acquisizione dell'area dei Vigili del Fuoco consentirà di ampliare gli spazi dell'Università d'Annunzio. Fondi FAS spariti, la City approda alla Corte dei Conti. Alla vigilia dei rinvii a giudizio spunta uno stralcio sulla mancata ristrutturazione di Viale Bovio. Anche qui si parla delle intercettazioni nei cesti di Natale o in clinica, così pagavo le tangenti ACA, il grande accusatore. Queste le dichiarazioni che sono state rese da Ezio Di Cristoforo. E poi ex CIR, l'avvertenza, si sposta a Roma. Tavolo di confronto con il prefetto Francesco Provolo, con proprietà, sindacati e sindaco di Tocco da Casauri. Il 17 prossimo la riunione al Ministero dello Sviluppo dovrà dare risposte chiare sul futuro dell'azienda. Gli 88 lavoratori sono abbandonati e si profila lo smantellamento della produzione, dice Lattanzio. E poi c'è l'altro fronte, Brioni, vigilia calda per il vertice sugli esubero. E gli esuberi si svolgerà domani a Pescara la manifestazione di protesta contro i tagli annunciati. Politica e pari opportunità, la battaglia delle donne, 8 marzo, l'emancipazione femminile all'anno zero, dibattiti e confronti in comune con gli studenti. E poi sigilli al nuovo stabilimento balneare, Straccini del Movimento 5 Stelle dice una piattaforma irregolare. Andiamo avanti, sempre sulle pagine del Messaggero, si parla all'Aquila, esplode un'auto a GPL, paura e 3 feriti alla Total sulla strada statale 17, per la deflagrazione un pannello è crollato su un cliente. Sul posto polizia, vigili del fuoco e mezzi del 118, l'area è stata subito interdetta per precauzione. E poi subappalti, tutti d'accordo che la legge va cambiata. In commissione è sollecitata una delibera per proporre le modifiche. Il tentato furto con spaccata la gioielleria di Agorà. E poi nuovo municipio, annullati i contratti. Ad Avezzano la giunta di Pangrazio ha deciso di cancellare in autotutela tutti gli accordi per realizzare l'imponente opera La Pulcina. L'amministrazione vuole rientrare in possesso delle aree e dell'immobile, prevista anche una richiesta di danni. E mentre è in corso il processo, con rito abbreviato davanti al GIP del Tribunale Marsicano. E poi a Sulmona, scalinata di Santa Chiara, brutta sorpresa di Pasqua. Il cantiere consegnato il 6 novembre scorso avrebbe dovuto essere pronto in 100 giorni. Nel Fucino, Confagricoltura, addio esperti e tecnici al summit di Trasacco. Gravi accuse, tutti trasferiti a Scerne e Cepagatti. La pagina di Chieti, ciao, sono Federica con le detenute, un 8 marzo speciale, il sottosegretario alla giustizia, ieri alla Madonna del Freddo, alle donne in cella, il dono speciale della presentosa in 3D. Domina lo stile informale nella visita della Chiavaroli, in primo piano i problemi di personale e popolazione carceraria. E poi Selvaiezzi, la scuola devastata per rubare materiale informatico, ladri in azione nella notte, il direttore Ettore Dorazio dice distrutti anche i lavori dei ragazzi. Case di riposo sono in arrivo, è in arrivo una mensilità arretrata, questa è l'avvertenza
Gli stipendi del mese di gennaio sono stati appena pagati, ma il futuro dei 70 lavoratori delle case di riposo è tutto da decifrare. E ieri dal tavolo riunitosi in prefetture, che serviva a verificare la bontà di alcuni impegni presi di recente, dopo che i lavoratori hanno proclamato lo stato di agitazione, sono emersi due fatti: un mandato di pagamento dell'ASL per 170.000 euro già liquidati e ulteriori 92.000 ancora in fase di erogazione. Amato si sfoga, Menna tende la mano. Conquistata la legittima candidatura a sindaco di Vasto, l'esponente del Partito Democratico punta ad avere il sostegno dell'ala sconfitta. La deputata prende atto con amarezza dell'esito della sfida e assicura l'appoggio a Francesco, ma invoca il cambiamento. Il verdetto rafforza l'uscente. La penna SL, domenica prossima la sfida si sposta nel centrodestra. E poi Pupillo resiste a Valente e ricompatta la coalizione. Anche qui si parla di primaria a Lanciano. Il vice ha mancato il sorpasso e dovrà riallinearsi per consolidare il centro-sinistra. Francesca Caporale ha dichiarato: saremo la voce della sinistra. Davide Caporale, felicissimo del mio risultato. E poi ancora sulla pagina di Teramo, pestarono uno studente molisano, 7 giovani sotto processo. Ieri prima udienza per l'episodio accaduto in centro, il ragazzo pestato con pugni e calci. Aveva perso un portafoglio e poi ritrovato vuoto in un bar, da lì è iniziata la sua aggressione. Tribunale blindato, i primi testimoni sono stati citati dal sostituto procuratore Silvia Scamurra. Di taglio basso, sisma, fermi 80 milioni, lavori verso il blocco. La ricostruzione, il comune di Montorio, ente capofila, assessore Guglietti dice: intervengano i parlamentari. Luce e gas, l'avvento di Eracom. Giulianova, il colosso bolognese, ha presentato ieri l'unica domanda per acquisire il 100% del capitale di Iulia Servizi. L'ufficializzazione il 10 marzo, il Movimento 5 Stelle ha dichiarato patrimonio cittadino impoverito. Sarebbe stato meglio di smettere l'altra partecipata. Il giorno sarà celebrato a Roseto e Pineto con tanti appuntamenti. Si parla della festa della donna, un recital di poesie, iniziative e progetti, un dibattito anche sulle violenze di genere. Sempre a Giulianova, svaligiata l'azienda di confezioni Z. I ladri con un furgone hanno rubato centinaia di paia di pantaloni. Ora invece vediamo quelle che sono anche le pagine del quotidiano La Città. In apertura la visita della senatrice Federica Chiavaroli. Miglioriamo la vita dei detenuti. Il sottosegretario in visita al carcere di Chieti. Intanto Madrigale invita a scegliere Bernardini come garante. E poi la disabilità. Lettera alle istituzioni. Date al Fondo Vita Indipendente i soldi promessi. Barbara Bucci scrive al Presidente e ai consiglieri per sottolineare la condizione dei disabili bisognosi di assistenza. Il provvedimento. Legionella nella sede della Regione. Niente acqua calda a Palazzo Silone. Per l'ASL dell'Aquila, tuttavia, nessun'altra struttura è coinvolta dalla presenza del batterio. Ricostruzione bloccata da una firma di Renzi. 350 milioni di euro di cantieri fermi da due mesi per un intoppo burocratico all'ufficio terremoto regionale. Il potere di firma, l'USRC, ha un titolare, ma da due mesi non può autorizzare i lavori per la mancanza di una via libera dal Consiglio dei Ministri. Di taglio basso, il molisano ha aggredito in piazza, 8 teramani a processo. Il ragazzo aveva perso il portafogli quando ha chiesto informazioni, poi è stato aggredito. Consob multa gli ex amministratori Tercas. Comminate sanzioni per 960.000 euro per le irregolarità rilevate dall'ex commissario Riccardo Sora. E poi l'Ateneo, l'Università di Teramo, punta sul welfare degli studenti. Le attività che riguardano gli iscritti concentrate in una sola delega al professor Corsi. Il teatro romano, stavolta Brucchi bussa da Renzi. Il sindaco chiede i soldi per il recupero, fermi da luglio del 2015, ma mancano ancora i fondi promessi dalla regione. Il protocollo d'intesa, il finanziamento del ministero subordinato ai fondi regionali, promessi ma mai impegnati dall'emiciclo. Ancora sempre sulle pagine della città.
L'anticorruzione boccia i fondi per Crognaleto. L'autorità nazionale accoglie il ricorso dell'Ordine degli Ingegneri sui lavori da 3,5 milioni per Tottea. Le contestazioni per l'autorità anticorruzione non sussistono i presupposti legati all'estrema urgenza che hanno permesso l'utilizzo della procedura negoziata e di conseguenza di ottenere i fondi dello Stato. E poi a Campli Giovannini accusa Guardia di Finanza negli uffici del Comune. La risposta dell'assessore Agostinelli dice ennesimo fuoco di paglia dell'opposizione ed ennesimo esposto strumentale. A Montorio i pentastellati chiedono l'assegno civico e il baratto amministrativo. Il primo prevede l'erogazione di un contributo per gli inoccupati e il secondo permette di pagare le tasse con il lavoro. Ha quasi investito mia figlia e l'ho picchiato. Lo spazzaneve di Valle Castellana tenta di giustificarsi, ma resta in carcere per la violenza sul compaesano. Politica, i giovani democratici teramani disertano il voto sul segretario regionale. Protesta contro la nomina del commissario Mirko Frattarelli, reo di aver lasciato il movimento in una fase di stallo. E poi 100 giorni pronta la macchina dei controlli. Lunedì prossimo la tradizionale manifestazione al santuario di San Gabriele, tolleranza zero per alcol e droga. Il tavolo nella riunione in prefettura ha stabilito il piano definitivo per i controlli nel luogo sacro. Di spalla i fondi europei d'Alfonso striglia i sindaci sullo sviluppo sostenibile. Province Unite per finire la pedemontana. Incontro ieri in via Milli, accordo per sistemare il ponte di Ancarano. E poi annullati gli accertamenti, farmacia comunale di Sant'Omero non c'è stata, evasione fiscale. Partito Democratico, scoppia il caso Colonnelli. Il capogruppo di Alba in comune chiede la tessera online a Roma, ma il partito manda tutte le carte a Minosse e Viviani, suoi nemici. L'imbarazzo, l'ex candidato sindaco non ha mai avuto buoni rapporti con la dirigenza locale. Martin Sicuro, l'ex Cinema Ambra, torna ancora in commissione. Le opposizioni pronti a dare battaglia contro l'abbattimento della struttura. E poi Alba Adriatica ruba in sala slot e si nasconde nel bagno per evitare l'arresto. Il rilancio del centro finisce in caciara. La discussione sul paese diventa una lite personale tra Mastromauro e Ciafardoni. A Giulianova tutto ruota attorno al presunto contributo di 2.000 euro a favore del consigliere per sistemare lo studio. Una sola offerta per prendersi la Giulia Servizzi, la partecipata. Smentite le previsioni che vedevano un'ampia partecipazione al bando. A Silvi, adesso rivogliamo la nostra bandiera blu. Dopo la bonifica della discarica, il sindaco Comignani punta a riprendere il riconoscimento entro l'estate. La discarica 2 anni fa, le mareggiate portarono allo scoperto una discarica abusiva degli anni 60 nei pressi dei grandi alberghi. Il provvedimento, il divieto di balneazione di 2 estati fa è stato un colpo al cuore, ma la salute viene prima. E poi ad Atri, Emidio Della Sciucca, eletto come nuovo segretario del Partito Democratico. E poi torniamo sempre sulle pagine della città e continuiamo a scorrerle. Apriamo la pagina dedicata allo sport. La Cacciatori accende il giubileo degli sportivi. La campionessa di pallavolo ospite d'onore della manifestazione al santuario di San Gabriele. Queste le immagini. Lo sport, panchina d'oro, Vivarini votato miglior tecnico della Lega Pro. E poi Dirty Soccer, L'Aquila, la Corte d'Appello restituisce 7 punti. Andiamo avanti, Giuseppe Lenoci, momento difficile per gli attaccanti, l'ex Comasco dichiara bisogna metterci qualcosa in più per creare le occasioni da rete. La Serie B alla Samb basta Titone, Giulianova KO e poi la capolista passa di misura al Fadini in un pomeriggio nel quale fila tutto liscio per quanto riguarda l'ordine pubblico. Un ultimo posto e i giallorossi restano sul fondo della classifica, quota 22 punti e ora la sosta di campionato, che riprenderà il 20 marzo. Ora torniamo sulle pagine del Messaggero, anche qui apriamo quelle dedicate allo sport. Pescara, chiudi la porta. Nel girone di ritorno la squadra biancazzurra ha subito 16 reti, viaggiando alla preoccupante media di quasi 2 per gara. Sebastiani dichiara la responsabilità non è solo dei difensori, l'ingaggio di coda è stato condiviso, sono certo che farà bene. E allora ci ascoltiamo proprio sulla situazione che sta vivendo il Pescara Calcio, quelle che sono le dichiarazioni del capitano Ledian Memuscià. Vediamo.
può darsi un po' di mancanza di sicurezza, ma non vedo il motivo, perché questa squadra qua deve rimanere tranquilla, perché ora non so come sono andati gli altri risultati, ma fino a prima di questa partita eravamo terzi a più 2 punti, quindi c'è poco da allarmarsi, dobbiamo solo stare tranquilli e giocare, ma giocare con la cattiveria come facevamo qualche partita fa. Dall'alto della tua esperienza, che spiegazione ti dai per questo momento non positivo a livello di risultati, ma anche di prestazioni, eccezion fatta per la gara di Cagliari? Perché c'è stata questa flessione che poteva essere anche fisiologica, che però ora si sta allungando? Sicuramente ora è un momento no, però anche oggi penso la prima mezz'ora abbiamo giocato solo noi, poi tutto d'un tratto ci siamo trovati 2-0, neanche 1-0, 2-0 in 2 minuti, e dove ci ha spezzato le gambe. E ci siamo forse un po' spenti, abbiamo commesso qualche errore che non deve più accadere, basta. Ancora sulle pagine del Messaggero, Virtus. La Virtus viaggia in media promozione. Cragno, Marilungo, Amenta e Ferrari, 4 uomini determinati per la risalita rossonera. E poi l'Aquila si riprende 7 punti. La Corte federale annulla quasi metà della penalizzazione. I giudici hanno giudicato effettive le dimissioni di Di Nicola. Cambia volto la classifica del girone. Adesso la squadra di Perrone ha 2 lunghezze di vantaggio sulla zona playoff. L'avvocato Tortorella dice: confermata l'autonoma di giudizio del collegio giudicante. Il presidente Chiodi dice: tiriamo un sospiro di sollievo, ma valuteremo l'ipotesi di un nuovo ricorso. Anche qui Vivarini, premiato ieri con la panchina d'oro. Il riconoscimento riguardava la scorsa stagione agonistica. Intanto le punte teramane continuano la ricerca del gol. Andiamo ora sulle pagine del Messaggero, sempre dedicate del centro, dedicate allo sport. Repetto dice: torniamo feroci e ci riprenderemo. L'ambiente non si deve sfaldare. Di Amutene non ne so nulla. E poi sempre sul Pescara, il momento difficile è anche un problema mentale, poi siamo sfortunati, Campagnaro si fa male proprio ora, Coda arriva e si infortuna così come Verre. I giovani in vetrina, il Pescara Primavera sogna le fasi finali, l'obiettivo manca da 9 anni, il tecnico Ruscitti ha dichiarato: daremo il massimo per farcela. Virtus Lanciano in rilancio, il Lanciano di Maraiulio meglio di Crotone e Cagliari, con il nuovo tecnico i rossoneri hanno fatto più punti delle due battistrada, contando solo le ultime 6 gare i frentani sarebbero secondi in classifica. Lega Pro, l'Aquila restituiti 7 punti in appello, il calcio scommesse blu fuori dalla zona playoff. Il vice presidente Mancini ha dichiarato: mezzo campionato in apnea, e Tortorella: forse faremo un altro ricorso. E poi il Teramo Vivarini e panchina d'oro 2015, e Campitelli dichiara: non ricorreremo al CONI. E allora con lo sport, come sempre, noi concludiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle 14, e invece la rassegna stampa di Mattino 6 torna domani puntuale alle 7. Buona giornata.